Angela Bonaventura è titolare di un negozio di abbigliamento nel centro di Vibo, praticamente a due passi da Piazza Municipio. Da stamattina sciopero della fame, perché? Ho deciso di fare questo sciopero della fame perché dopo aver cercato di muovermi con qualcuno, di fare qualche manifestazione, cercare di che Vibo Valentia iniziasse a scuotersi, anche perché le altre città l'hanno fatto, non sono riuscita a trovare niente. In una giornata per me veramente ero disperata, io ho pianto all'interno della mia attività commerciale. Allora io ho detto, io devo essere ascoltata. Guarda, un'altra persona che mi è stata vicinissima, scusate ma io la devo ringraziare veramente tanto, è una ragazza che a Vibo si sta spendendo per i commercianti in una maniera forte e decisa. Però a sta ragazza le hanno tarpato le ali. Io sto parlando di Antonella Petracca, persona che mi ha tirato dentro in Confcommercio, e io ho visto una persona pulita, una persona fuori dai meccanismi, una persona che comunque dice voglio fare qualcosa per la mia città. Va bene, tarpata le ali anche quella, non mi resta niente, resto io. Angela, cosa sta provando in queste ore? Ci racconti i suoi sentimenti? I miei sentimenti sono, c'è tanta rabbia, c'è tanta voglia, c'è tanto ottimismo, perché io la mia attività commerciale non gliela lascio a nessuna, la voglio e la voglio anche far rifiorire. Io non voglio che mi aprono, io voglio lavorare il triplo e adesso ce la devo fare, lo devo ad Angela, lo devo a Vibo Valentia, in qualità di cittadina, lo devo alla mia Calabria, terra amara, terra amara, ma io questa Calabria la voglio vedere il lato bello, il lato bello, io voglio vedere il mare azzurro, io voglio vedere i miei monti e io voglio vedere rifiorire il mio negozio. Cosa dirà alle istituzioni che la chiameranno per manifestare solidarietà? Allora, io voglio sapere la motivazione, ma non da un quacquaraquà, perché un quacquaraquà viene e mi dice ti hanno chiuso per decreto. No, io voglio sapere chi ha fatto questo decreto, con quali criteri l'hanno fatto, perché io sono intelligente, lo so, cretina, ma non io, Angela Bonaventura, tutti i vibonesi, tutti i calabresi. Allora mi devono dire, quando si sono seduti a tavolo, che cosa, il criterio perché un bambino deve comprarsi le scarpe e perché la maestra non deve comprarsi il maglioncino, quindi me lo devono dire. E questa volta, vede, se questo è stato un errore di valutazione, a me devono pagare i danni, non a me. I danni! Signora Angela, perché Vibo non reagisce secondo lei? Non lo so, io credo tanto nei vibonesi. Credo anche che ci sia tanta gente che vuole ma non riesce. Io però riesco e lo faccio anche per loro. Io ho questo dono. Vede, io sono una persona anche credente. Non di quelle prove che fanno, però io credo in qualcosa. Io ho avuto dei talenti, questo è un mio talento, io me lo devo giocare questa cosa, è più forte di me. Io riesco a farla questa cosa, datemi la forza che io sarò voce di tutti, datemi però la possibilità, statemi dietro, perché andrò avanti, non so come, però se la strada si spiana vediamo come vanno le cose, ma non mi fermo. Io volevo comunicare che, non essendo una persona sprovveduta, io so a quello che vado incontro e di conseguenza io mi sono trovata il mio medico di fiducia, che in questo momento è nella persona del dottore Pino Ceraso, e quindi mi fa piacere, cioè voglio dire questa cosa, ok? Comunque sarò monitorata in questi giorni. Quanto intendo andare avanti con lo sciopero della fame? Io intendo andare avanti fin tanto qualcuno non mi darà delle risposte, voglio parlare con gente alta, alta, non voglio parlare con qua. Voglio parlare, miro alto.